Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico. In questo episodio si tratterà di temi di astronomia e ufologia razionale. Come potrebbe essere una base aliena di prossimità nel sistema solare doppio di Sirio? Sirio, detto anche Cane Maggiore o Alpha Canis Majoris, è una stella bianca della costellazione del Cane Maggiore, appunto. È la stella più brillante del cielo notturno. In una notte limpida, senza luna e senza pianeti più luminosi, è perfino in grado di proiettare a terra una leggerissima ombra degli oggetti. La sua brillantezza in cielo è dovuta sia alla sua luminosità intrinseca, sia alla sua vicinanza al Sole. Sirio si trova infatti ad una distanza di appena 8,6 anni luce ed è perciò una delle stelle più vicine alla Terra. È una stella di sequenza principale di tipo spettrale A1 VM. Ed ha una massa circa 2,1 volte quella del Sole. Sua luminosità assoluta è pari a 25 volte quella del nostro Sole, ma Sirio è meno luminoso di Rigel o della stella Canopo, che appaiono meno luminose perché più lontane. Rispetto al Sole, Sirio è molto più calda e la sua temperatura è di 9400 Kelvin e la fa apparire di un bianco intenso. Sirio è in realtà un sistema binario, infatti attorno alla componente principale detta Sirio A, orbita anche una nana bianca chiamata Sirio B, che compie la propria rivoluzione attorno alla primaria, alla stella primaria, ad una distanza compresa tra 8,1 e 31,5 UA, con un periodo di circa 50 anni. Nel 1844, studiando i cambiamenti di moto proprio di Sirio, l'astronomo tedesco Friedrich Bessel dedusse che Sirio avrebbe potuto possedere una compagna invisibile. Circa 20 anni dopo, il 31 gennaio 1862, l'astronomo e costruttore di telescopi americano Alvan Graham Clark osservò per la prima volta questa componente, ossia una nana bianca oggi nota come Sirio B. Nel 1915 Walter Sidney Adams, usando il riflettore di 1,5 metri nell'osservatorio di Monte Wilson, osservò lo spettro di Sirio B e determinò che si trattava di una debole stella bianca, una nana bianca appunto. Nel 2005, usando il telescopio spaziale Hubble, gli astronomi hanno determinato che Sirio B possiede all'incirca il diametro della Terra, 12.000 km, con una densità molto elevata ed una massa pari a circa il 98% di quella del Sole. Dal 1894 sono state osservate alcune apparenti irregolarità orbitali del sistema Sirio, suggerendo così l'ipotesi di una terza stella estremamente piccola, ma questa ipotesi non è mai stata confermata. Le misurazioni indicano un'orbita di 6 anni attorno a Sirio A e una massa di appena 0,06 masse solari, scusate. Questa stella potrebbe essere 5-10 magnitudini più debole della nana bianca di Sirio B. Osservazioni più recenti non sono riusciti a confermare l'esistenza di un terzo membro del sistema di Sirio, ma ancora non hanno del tutto escluso la possibilità che ci possa essere davvero una terza componente del sistema. La distanza potenziale dall'ipotetica terza stella, da Sirio A, alla quale un pianeta dovrebbe trovarsi per avere condizioni fisiche favorevoli alla vita, di 4,7 UA, circa 700 milioni di chilometri. Tuttavia, una simile distanza non potrebbe avere un'orbita stabile a causa delle perturbazioni dovute alla vicina stella Sirio B, e sarebbe stato distrutto questo pianeta dall'espansione degli strati più esterni di quest'ultima, quando la stella era una gigante rossa.
Anche se il pianeta si fosse formato in seguito, dopo la fase di gigante rossa di Sirio B, sarebbe probabilmente sottoposto a un'incessante pioggia di comete e asteroidi. Nel sistema di Sirio è stato rilevato un disco di polveri simile a quello che occupa il sistema solare nelle prime fasi della sua storia. Come potrebbe essere una base aliena di prossimità posta sul sistema solare doppio di Sirio? Le anomalie gravitazionali, che sono state misurate nel tempo, potrebbero essere state generate da una stazione spaziale super tecnologica che produca carburante antimateria, prelevando plasma dalle sue stelle, e le polveri del sistema solare doppio potrebbero essere un sottoprodotto della produzione d'antimateria. Essendo una fabbrica stazione spaziale, in certi versi assimilabile, in paragone un po' piuttosto improprio, ad una piattaforma artificiale terrestre per l'estrazione del greggio, le quali sono strutture, se ci pensate bene, quelle terrestri, semifisse, ossia che possono navigare e poi sostano sul giacimento di petrolio per lungo tempo, salvo poi essere spostate altrove quando serve. Quindi, nell'orbita del sistema solare doppio di Sirio potrebbe benissimo esistere appunto questa stazione spaziale capace di mutare banalmente la sua orbita a causa di esigenze di produzione d'antimateria e di rilascio delle polveri, qualora appunto queste fossero un sottoprodotto per la produzione di carburante per navi spaziali. La fantomatica fabbrica stazione spaziale potrebbe essere sia automatica quanto semi-automatica, con la presenza di un numero modesto di alieni, personale addetto quindi alla produzione, manutenzione e gestione dell'impianto energetico. La distanza Sole Sirio è di circa 8.6 anni luce. La tratta siderale Sirio-Terra-Sirio implicherebbe percorrere circa 17.2 anni luce, da cui, applicando i modelli ufologici quantitativi, si inferisce quanto segue. Low-tech astrocalc di 17.2 anni luce in 0.8C produce una latenza di 22.369 anni appunto di latenza ufologica per un osservatore sulla Terra. Tempo nave relativistico del viaggio sarebbe 13.421 anni a calendario civile terrestre, mentre high-tech astrocalc con 17.2 anni luce e 0.987C con 8G produrrebbe 17.437 anni di latenza ufologica per un osservatore sulla Terra. Il tempo nave relativistico del viaggio sarebbe di 2.803 anni a calendario civile terrestre. Un saluto, alla prossima, ciao!